dal Vangelo di Marco. In quel tempo, dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi, nella barca, riparavano le reti. E subito li chiamò, ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Sorelle e fratelli carissimi, in queste tre domeniche del mese di gennaio, vicino alla figura di Gesù, predominante nella pagina del Vangelo, è sempre stata presente la figura di Giovanni il Battista, che era stato presente anche per ben due domeniche durante il tempo di Avvento in preparazione al Santo Natale. Giovanni il Battista, quindi, è un protagonista fondamentale. Gesù dirà di lui che fra i figli di donna lui è il più grande, fra tutti quelli che sono nati. E Giovanni Battista, lo ricorderemo da domenica scorsa, aveva indicato ai suoi discepoli Gesù come l'agnello di Dio venuto nel mondo per togliere dal mondo il peccato e iniziare un mondo nuovo, una nuova creazione, cieli nuovi e terra nuova. Egli, secondo quello che ci dice il Vangelo, era una ottima persona, un uomo di Dio, un uomo giusto, che annunciava al popolo le vie del Signore. Ma questo ci viene confermato anche da Giuseppe Flavio, uno storico ebreo che era contemporaneo di Giovanni Battista e di Gesù. Anche lui, laico, dice nei suoi testi che Giovanni Battista era una splendida persona che viveva coerentemente i valori che annunciava agli altri e di cui tutti avevano stima. Aveva stima di lui perfino il re Erode Antipa, che però temeva il successo che Giovanni Battista aveva con la gente e temeva che le cose che Giovanni Battista annunciava potessero fomentare nel popolo il desiderio di una rivoluzione, di una rivolta contro di lui. Per questo motivo lo aveva fatto incarcerare. Pensava così di aver messo a tacere la voce di questo profeta così scomodo per chi, come lui, deteneva il potere e voleva mantenere le cose proprio così come erano. Ma i conti se li era fatti senza l'oste, come si dice, ed infatti, proprio mentre lui mette in carcere Giovanni il Battista, ecco venire sulla scena la figura di Gesù in tutta la sua bellezza, in tutta la sua forza, in tutto il suo fascino. Lì dove Giovanni Battista si era fermato, riparte Gesù. Da ciò che Giovanni Battista aveva detto, riprende a dire Gesù. Giovanni Battista aveva annunciato il pentimento e la conversione, Gesù riparte dal pentimento e dalla conversione. Cambia solo il luogo. Giovanni Battista annunciava, battezzava, testimoniava sulle rive del fiume Giordano. Gesù fa tutto questo sulle rive del mare di Galilea, sulle rive del lago di Tiberiade, proprio appunto in Galilea, una regione periferica
non soltanto dal punto di vista geografico, ma proprio da quello della comprensione ideologica, della riflessione. La Galilea era disprezzata perché era la Galilea delle genti, perché in essa si erano mischiate culture, popolazioni e religioni, e i puri di Gerusalemme non la calcolavano e non la sopportavano. Soltanto 5 volte della Galilea si parla nell'Antico Testamento e mai in modo significativo. Eppure è proprio da lì che Gesù inizia la sua predicazione, la sua attività pubblica, e la inizia annunciando 4 caposaldi, 4 fondamenti del suo messaggio, del suo annuncio. Il primo fondamento che Gesù annuncia è: il tempo è compiuto. Quel tempo che Giovanni Battista aveva preparato è finalmente giunto. Nella lingua greca, per dire tempo, esistono 2 parole. Una è cronos, la parola che ci è più vicina è il tempo dei nostri orologi, dei cronometri, appunto, è il tempo dei nostri calendari, è il tempo che si divide in secondi, in minuti, in ore, in giorni, in settimane, in mesi, in anni, in secoli, in millenni. È il tempo che passa ed è sempre uguale a se stesso. Ma poi c'è un altro termine che è kairos, e kairos è proprio il termine che usa Gesù per dire che il tempo è compiuto, e kairos significa occasione da prendere a volo, significa tempo favorevole, una situazione che si è creata e che non si deve assolutamente perdere perché potrebbe non ricapitare più. Kairos per i greci era un dio, uno dei tanti dei che loro conoscevano, che però aveva una caratteristica: era del tutto calvo, ad eccezione di un ciuffo di capelli qui sulla fronte. E allora si comprende cosa significa acciuffare al volo, prendere al volo l'occasione. Quel dio o lo prendevi a volo o non lo prendevi. Infatti, un altare a lui dedicato era all'ingresso dello stadio di Olimpia, lì dove si facevano le Olimpiadi. E a questo dio gli atleti andavano sempre a dedicare una preghiera, proprio perché la gara che dovevano sostenere poteva essere l'occasione della loro vita, l'opportunità da cogliere a volo, perché vincere ad Olimpia significava avere una vita nella gloria, significava diventare famosi per tutta l'eternità. Quindi Gesù ci invita a prendere a volo l'occasione che lui ci sta offrendo, perché questo tempo compiuto è il tempo del regno che si è avvicinato, del regno di Dio che è venuto in mezzo a noi nella sua persona. Il regno era qualcosa che nell'antichità tutti conoscevano, perché in tutte le nazioni c'era un re, c'era un imperatore, anche fra gli ebrei, che per 450 anni avevano conosciuto i re. Soltanto che non erano stati re tutti bravi, tutti buoni, tutti giusti, tutti che facevano la volontà di Dio. Il profeta Ezechiele, parlando dei re, aveva detto che erano come lupi rapaci, non pastori che si prendevano cura del gregge, ma che pascolavano solo se stessi, approfittando delle pecore che erano state loro affidate. Quindi l'attesa di un regno nuovo, l'attesa di un regno buono, l'attesa di un regno definitivo che avrebbe cambiato le carte in tavola era molto forte fra gli ebrei e in tutta l'antichità. Però ognuno lo aspettava a modo suo. C'erano i sadducei,
c'erano gli aristocratici, i ricchi e i potenti, i quali aspettavano un regno che fosse la logica conclusione di quello che già c'era, perché loro stavano bene così. C'erano i farisei, osservanti attenti della legge fin nei comandamenti più piccoli, aspettavano il regno di Dio in cui finalmente tutti e sempre avrebbero osservato la Torah fino in fondo. C'erano i nazionalisti che nel regno di Dio aspettavano un regno che spodestasse Roma e ogni potenza straniera per ridare al popolo degli ebrei la forza e la potenza che furono di Davide e di Salomone. C'erano gli Esseni, questa setta particolarmente fondamentalista che voleva il rinnovamento del culto del Tempio, che diceva che il Tempio di Gerusalemme si era corrotto a tal punto che non c'era più la presenza del vero Dio in esso. Questi Esseni si erano messi vicino alla zona di Qumran, nel Mar Morto, e da lì predicavano un cambiamento radicale della visione religiosa, predicavano un cambiamento radicale della loro vita. E infine c'erano i poveri, c'erano coloro che lavoravano la terra, coloro che erano servi e schiavi, i quali attendevano un regno di Dio che cambiasse radicalmente il loro stato di vita, la loro situazione esistenziale. Quindi è facile immaginare che quando Gesù cominciò a predicare e disse «Il regno di Dio è vicino», tutti capirono la carica esplosiva che questa frase conteneva. Ognuno la capiva a modo suo, ma questa frase era dirompente per tutti. Ecco perché le parole di Gesù attecchiscono immediatamente nel cuore delle persone. E Gesù però aggiunge altri due caposaldi, altri due fondamenti al tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Gesù dice convertitevi e credete nel Vangelo. La conversione è la base necessaria perché il tempo compiuto possa davvero diventare realizzato nella vita di tutti e di ciascuno. La conversione, il cambiamento, è necessario perché il regno di Dio diventi operativo. Quando noi pensiamo alla conversione, pensiamo al cambiamento morale, al cambiamento dei comportamenti che abbiamo nella nostra vita. Ma conversione, nel termine utilizzato da Gesù, significa prima di tutto cambiare testa, cambiare la mentalità, cambiare il modo in cui si giudica, si intende la realtà, la vita, la storia, le persone. Cambiare radicalmente, partendo dal cambiare l'idea che ci siamo fatti di Dio. Dio, infatti, non è il giudice, il legislatore, il padrone. Dio è il Padre che viene a stare nel mondo in Gesù, suo Figlio fatto uomo, il quale ci annuncia un Dio che è amore e solo amore, che vuole bene ad ogni uomo e ad ogni creatura, che vuole la salvezza delle persone e del mondo intero, che vuole una nuova nascita. Questa è la conversione che il Signore ci chiede. Poi è ovvio che arriverà anche la conversione morale, il cambiamento dei comportamenti, che non è un semplice aggiustamento delle cose, non è andare semplicemente più spesso a messa, confessarsi di più, fare qualche elemosina di più, ma è rovesciare del tutto la scala dei valori che finora è stata dominante nella nostra esistenza. Ciò che ieri era al primo posto deve lasciare lo spazio a Dio che vuole occupare il primo posto, perché dando a Dio, dando a Gesù il primo posto nella nostra vita,
tutto il resto troverà il suo giusto posto, troverà il giusto posto il piacere, il potere, il denaro, la famiglia, il lavoro, l'amicizia, tutto quello che noi sperimentiamo come bello e buono troverà il suo giusto posto se diamo a Dio il primo posto. Se a Dio non diamo il primo posto, quel posto lo prenderà un'altra realtà, la quale guiderà la nostra esistenza. Se sarà il denaro al primo posto, per fare soldi noi saremo disposti a fare tutto, anche a calpestare le persone. Se sarà il piacere al primo posto, noi per avere il piacere saremo disposti a fare tutto, anche a calpestare la nostra moglie, il nostro marito, i nostri figli, i nostri genitori. Il godimento, il piacere sarà ciò che guiderà la nostra esistenza. Se al primo posto ci sarà il potere, tutte le altre persone saranno persone o da temere come nemici o da asservire come schiavi. Se c'è Dio, che è amore, tutto trova il posto migliore, tutto è in equilibrio e davvero inizia il nuovo cielo e la terra nuova. Poi bisogna credere nel Vangelo. Se la nostra scala dei valori viene rovesciata, se Dio, Cristo vanno al primo posto, noi dobbiamo essere in grado di giocarci la nostra vita con Gesù, con Dio. Dobbiamo far nostra la proposta che Gesù ci fa e su di essa scommettere tutta la nostra vita. Gesù infatti non predica di credere semplicemente al Vangelo, alla verità delle cose che il Vangelo dice, ma di credere nel Vangelo, cioè di fare del Vangelo la base della nostra esistenza. E Gesù chiede rinforzi per annunciare questo regno. Gesù chiede rinforzi, come fece Dio nell'Antico Testamento, che mandò i suoi profeti, fra cui Giona, ad annunciare a Ninive la conversione, come abbiamo ascoltato oggi nella prima lettura. Quindi, lungo il mare di Galilea, lungo il lago di Tiberiade, Gesù comincia a chiamare i suoi discepoli. Ci sono le chiamate dei primi quattro discepoli, due coppie di fratelli, Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, due chiamate quasi in fotocopia, per dirci che la chiamata del Signore è la stessa, sempre e ovunque. La chiamata ricevuta da questi quattro discepoli è la chiamata che riceviamo anche noi oggi e la risposta che questi discepoli hanno dato deve essere la nostra risposta oggi. Una risposta che deve avvenire immediatamente, subito, ci ha detto il Vangelo, che lo ripeterà per ben 11 volte in questo primo capitolo, proprio per darci l'urgenza del seguire Gesù. Non possiamo perdere tempo, non possiamo aspettare un altro momento, perché questa, come abbiamo già detto, è l'occasione favorevole, il momento giusto da prendere a volo. Dei primi due si dice che lasciarono le reti, la quotidianità del lavoro, ma anche quello che ci impiglia nella nostra vita, le nostre comodità, i nostri egoismi, i valori del mondo vecchio, la competizione, l'orgoglio, la superbia. Tutto questo ci blocca, come le reti bloccano i pesci. Le dobbiamo lasciare per poter seguire Gesù in questa avventura che Lui ci propone, che è quella di diventare pescatori di uomini. Il mare, nell'antichità, aveva una valenza soprattutto negativa. Era il luogo del demoniaco, era il luogo in cui c'era il male. Pescare gli uomini significa perciò liberarli dalla morte, tirarli fuori dalla non vita per offrire loro la possibilità di vivere una vita completamente riuscita. Ma nel secondo quadro, quando vengono chiamati Giacomo e Giovanni,
ci sono altri due particolari che sono molto importanti per noi. Il padre viene lasciato insieme con la barca e le reti e vengono abbandonati lì con il padre anche i garzoni. Nell'antichità il padre era il custode dei valori tradizionali. Il padre era il custode di ciò che si era tramandato di generazione in generazione. Gesù ci chiede di lasciare il padre, di lasciare il si è sempre fatto così, perché certamente i padri ci hanno dato tante cose buone che vanno conservate, ma ci hanno trasmesso anche cose che devono essere assolutamente eliminate. Ci hanno trasmesso infatti la legge del più forte, la legge del taglione, ci hanno trasmesso il valore inferiore delle donne rispetto agli uomini, la possibilità di comprendere che non tutte le vite sono uguali. Le abbiamo davanti a noi queste situazioni, non vi debbo spiegare nulla, fratelli e sorelle. Tutto questo deve essere lasciato. Inizia un mondo nuovo in cui l'amore di Dio deve essere accolto da tutti quanti e deve essere testimoniato con la vita da tutti. E infine devono essere lasciati i garzoni. I garzoni stavano su quella barca per servire Zebedeo e i suoi figli, Giacomo e Giovanni. Devono essere lasciati perché nel nuovo regno, nella nuova umanità, nella nuova Chiesa che Gesù annuncia e realizza, noi siamo chiamati ad essere servi. Giacomo e Giovanni dovevano diventare servi, non farsi servire, ma servire loro, tutte le persone con cui si sarebbero trovate a contatto. Ecco l'annuncio del Vangelo di oggi, fratelli e sorelle. Ecco l'annuncio della Domenica della Parola, istituita qualche anno fa da Papa Francesco. Ecco l'annuncio che dobbiamo custodire nel nostro cuore, perché quelle parole iniziali di Gesù, quei quattro fondamenti, siano la base anche della nostra esistenza. Lo ripeto per me, lo ripeto per voi. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è in mezzo a noi, convertiamoci e crediamo nel Vangelo. Scommettiamo su Gesù.